Buongiorno, oggi bellissima giornata di sole, abbiamo deciso di andare a pranzo fuori, faremo una bella camminata nel bosco e andremo a pranzo in Malga, precisamente a Pramayur, una Malga dove siamo già stati, veramente molto bella, proprio un panorama bellissimo, ma poi vi farò vedere qualche immagine da su. Il percorso per andare alla Malga di Pramayur dura direi circa un'oretta, comunque adesso vedremo, e si parte da Slinja e a Slinja si trova proprio il sentiero che arriva fino alla Malga di Pramayur. Questo paesino di Slinja è una piccola perla. Si può venire in macchina, in fondo alla fine del paese c'è il parcheggio, oppure arriva direttamente il bus da giù da Malles. E poi, dopo pochi metri dalla fermata del bus, iniziano tutti i sentieri qui a destra per Pramayur e altre malghe, e invece su al parcheggio per la malga di Slinja e la malga di Sesvenna. Iniziato il sentiero, dopo il paese c'è una prima salita ripida, sentiero per Pramayur al numero 20 e poi si sale. Quanto siete? Questo sentiero passa in mezzo al bosco con dei pezzi all'ombra proprio immersi nel bosco, un profumo spettacolare. Allora si segue da Slinja per Pramayur, poi invece che scendere verso il paese di Pramayur si sale verso la Oferalm, la Malga, sentiero 8B. Venendo dal sentiero si prosegue sempre per Oferalm, si può venire sia da Slinja seguendo per prima sentiero 20 Pramayur e poi il sentiero 8B per Oferalm, oppure si viene su direttamente dal paese di Pramayur. Il sentiero finora abbiamo fatto una mezz'oretta, non è difficile. C'è qualche pezzo un po' ripido, ma niente di che. Ma sì, niente di che. Siamo in montagna. Ma sì, comunque è facile come sentiero.
ecco la prima malga, che sinceramente non so come si chiama questa malga in realtà. Oferalm. Questa? Sì. Ah, e questa è l'Oferalm? Questa è l'Oferalm, adesso andiamo su a Planta Pasce. Ah, ok. Allora, ho sbagliato tutto, rettifico. Questa prima malga è la Oferalm. Poi si sale in un sentiero che da qua mi sembra abbastanza ripido per andare all'altra malga, Planta Pasce. Oh, mucchina, ciao! Eccola la malga, quindi siamo ormai arrivati, ci meritiamo un bel pranzo. Dipende. Fuori. Dipende se ci fanno mangiare. Dipende. Bah, vedo che aperta sembra aperta, quindi potrebbero anche farci da mangiare. Mi è camminato poco. Sì, ma mi sono anche allenata, anche tu ti sei allenato stamattina. Vabbè, dai. Quindi ce lo meritiamo. Volendo, per chi non ha voglia di camminare, si può venire su anche con la seggiovia, che è là. Se la luna mi fa riprendere, la seggiovia è là e la malga è là. Ma vuoi mettere una mangiata dopo una bella camminata? E arrivi su e vedi questo bellissimo panorama. Veramente uno spettacolo unico. Eccola qua, la seggiovia. Viene su da Pramayu. Questa seggiovia. Viene su da Pramayur, non volevo dire una cavolata, quindi chi non vuole fare il sentiero può venire direttamente su con la seggiovia parcheggiando a Pramayur. Qua su ho visto ci sono anche dei giochi per bambini e poi si possono noleggiare le motorette, i rider, per fare il percorso. Quindi da qui Planta Pasce Butte si può proseguire per il sentierino che va fino al lago. Per scendere o si ritorna giù seguendo di nuovo il sentiero 3 fino alla malga Oferalm e poi l'8B fino giù a Slingia, oppure si sale per l'8A, che se si prosegue per tutto l'8A si arriva alla malga di Sesvenna, mentre se a un certo punto dall'8A si prende l'1A si scende a Slingia, dove siamo noi col camper, a 1700. Ora siamo a 2150, un'oretta e un quarto abbiamo fatto di camminata. Eccoci qua. Il momento più atteso è questo. Meritato Brindisi. Eccolo qua, il mio piatto preferito, uova, speck e patate arrostite. Salva va direttamente con i booster di, no, salsicce di? Francoforte. Anche grazie. Immancabile la nostra Forest, ma rimanete con noi per vedere anche il super dessert. Sì. Un dessert che non può, che non può mancare quando si viene in Alto Adige. Bravo. In Val Venosta, perché non so se lo fanno in tutto l'Alto Adige.
A dopo. Direi che questo non è il mio piatto preferito. C'è rimasto solo il pomodoro e il prezzemolo che li ho lasciati per i nostri amici, quei due sul bagaglio, che so che a loro piacciono molto, perché loro mangiano solo verdura e frutta. E anche a Salva vedo che non gli è piaciuto il piatto. No, però non puoi anticipare il piatto, scusa. Allora, abbiamo ordinato quel famoso dolce, quel famoso piatto che se venite in Val Venosta non potete non provare. Ma dato, dopo vi diremo anche il nome, non spoileriamo niente. Mi fai assaggiare un po' di succo? Ma dato che ci sono circa 45 minuti di attesa, perché lo fanno con la ricetta originale, cosa potevamo fare per ingannare l'attesa? Questo. Se gli piace ne prendiamo un altro. Okay? Altre due le arrozze per ingannare l'attesa di questo bellissimo panorama, dove si vede quasi tutta la Val Venosta. Ok, ne prendiamo un altro. Quindi a noi. Eccolo, un dolce non dolce, piatto unico dessert, non si sa come definirlo, il famoso Kaiserschmarrn. Se venite in Val Venosta dovete assolutamente provarlo. Alto Adige, vabbè, però questo secondo me lo fanno solo in Val Venosta. Sì, però fuori fare video voglio anche mangiare. Qua c'è qualcuno che è ansioso di mangiarlo. Dovete assolutamente provarlo. Vedi tu. Lo fanno in vari modi, spugnoso, non spugnoso, ma quando ve lo portano nel padellino è il top dei top. Vai, versa. Da provare, non fatevelo scattare. Allora, devo dire che questo Kaiserschmarrn non è buono. Infatti il piatto è ancora pieno. Abbiamo lasciato l'alkekenji, cos'è, il limone qua? Arancio, sempre per i nostri amici, quei due sul bagaglio, perché loro ovviamente, come ho detto, mangiano solo frutta e verdura, mangiano in modo molto sano, non sono come noi che sgarriamo, mangiamo i dolci, i carboidrati, e quindi ci ringrazieranno per questo omaggio. E noi ovviamente abbiamo mangiato il dolce, il carboidrato che a loro non piace. Luna, lascia stare la mosca, vieni qua, ciao, hai mangiato? Vieni qua Luna, saluta i tuoi followers, Luna, bravo, lo vuoi biscottino? Ti imbroglia sempre la mamma, ti imbroglia sempre. Salute i followers. Ciao followers! Eccolo qua. Per Siringia 50 minuti. Se invece volete proseguire al rifugio Sesvenna sono 2 ore 30. Noi torneremo a Siringia verso il camper, sono 50 minuti. Poi arrivati giù vi diremo il totale del percorso. E vi saluto da questo panorama, questo bellissimo panorama. Se scegliete di fare il ritorno che abbiamo scelto noi, scusate, dopo aver mangiato è dura, all'inizio c'è un po' di salita, ma poi è tutta discesa fino a Siringia, ma il panorama anche qui, ci siamo solo noi, è bellissimo.
dopo la prima salita si passa in questo bellissimo, ma bellissimo sentiero in mezzo ai larici. Veramente uno spettacolo. Bellissimo. A parte che qui ovunque vai è uno spettacolo unico, bisognerebbe fare dei video di ore. Profumi. Questo che profuma tantissimo. Che buono. Dei profumi veramente. Peccato che nel video non si possono sentire i profumi. Questo sentiero è veramente bellissimo. Laggiù c'è Slinge, quindi noi dobbiamo arrivare là. Ed è veramente, veramente bello questo sentiero. È proprio consigliato. Adesso vedremo dove sbucchiamo giù a Slinge per capire da che parte farlo per salire. E poi a conclusione, a chiusura del video, vi diremo tutto. Siamo quasi arrivati, si vedono i prati di Slinge. Questo sentiero è bellissimo, ma è abbastanza ripido, quindi lo consiglio solo in discesa e ritorno. All'andata consiglio quello che abbiamo fatto noi stamattina, seguendo per Pramayur e poi per Oferalm, che ha qualche tratto ripido, ma anche dei tratti su abbastanza piani. Questo è abbastanza ripido, invece meglio farlo in discesa. Ecco il prato di Slinge. Si vede la nostra casa. Eccola! Arriviamo! Bellissimo! Abbiamo attraversato il bosco. E stiamo andando a casa. Ciao patata, eccomi! Dai! Ogni tanto vieni a controllare che non mi perdo. Hai bevuto, Luna? Sì. Luna, che ce la fai? Andiamo, vieni. Il mio cane odia bagnarsi i piedi, non c'è niente da fare. Quindi... Eccoci qua. Finalmente tornati in camper, il telefono era morto ovviamente nell'ultimo tratto dove stavo facendo vedere il percorso, quello di 40 minuti dal parcheggio
a fine paese, quello sull'erba di Slingia, fino alla Malga Slingia, percorso facile, strada molto ampia e facile per, anche per bambini. E quindi niente, abbiamo... Quanto tempo ci abbiamo messo a fare il percorso? Noi l'abbiamo fatta ad anello, scendendo per il percorso che dalla Malga Sura, dal Vatles, diciamo, porta verso Sesvenna. Cioè, a un certo punto si incrocia il percorso A1 che porta giù a Slingia. Mi ha fatto un giro ad anello lungo 10 km con un dislivello massimo di 500 metri e ci abbiamo messo effettive 3 ore e un quarto più o meno. Sì, ci siamo anche fermati varie volte. Lì. Poi, esclusa la pausa pranzo, sì, ovviamente. Vi confermo che il percorso 1 in discesa non è comodo da fare con dei bambini. E bisogna avere anche una buona gamba perché insomma è abbastanza scivoloso, però è bello. Quindi in salita consigliamo il percorso, quello che va da verso Pramaiur, poi a un certo punto sale per la Malga Ofer, che è quello che abbiamo fatto noi in salita. E in discesa si può fare quello oppure quello che abbiamo fatto noi, che però è un po' più ripido, quindi con i bambini è meglio non farlo, con i bambini è meglio riscendere per dove siamo saliti noi. Sì, sì, sì. Quindi niente, il video finisce qui, questo è il nostro primo video, quindi siate magnanimi. Se vi piace questo video, se volete vedere più sentieri, fatecelo sapere, scrivetecelo nei commenti. E niente, per qualsiasi consiglio scrivetelo nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.